Italia ad oggi c'è molto poca televisione per bambini o cinema per bambini, si fa pochissimo. Voi chiaramente siete partiti online, ma nel momento in cui avete cominciato a immaginare i film, fino a questo chiaramente, a cosa vi siete rifatti? Cioè, quali erano i vostri punti di riferimento? A cosa magari ambivate? Sicuramente mi sa Harry Potter, siamo sempre stati dei grandissimi fan di tutta la saga, quindi ci siamo ispirati molto, specialmente per la componente della magia e dei vari personaggi che poi abbiamo inserito anche nei nostri film. Poi nel nostro caso la nostra storia è un po' particolare perché noi in realtà non abbiamo iniziato facendo film, o comunque lo scopo non era fare dei film e quindi abbiamo dovuto pensare il contenuto per il cinema, ma noi già creavamo dei contenuti sui nostri social, raccontavamo delle storie. Quando un giorno Warner ci ha dato la magnifica possibilità di realizzare un film, noi abbiamo semplicemente trasportato quello che già facevamo su YouTube in una sorta di versione premium dove abbiamo realizzato un super video di YouTube, però con le tecniche e la qualità del cinema, che ovviamente ci ha dato l'enorme possibilità di esplorare mondi che non avremmo mai potuto realizzare nei nostri video e soprattutto effetti speciali, e altri attori e personaggi e soprattutto anche la musica con cui abbiamo allargato il nostro intrattenimento, diciamo. Invece per i video i vostri punti di riferimento sono più magari quello che vedevate quando voi eravate piccoli, oppure gli altri video di YouTube per ragazzi, magari americani, inglesi? Noi ci ispiriamo molto alla nostra infanzia, cerchiamo di ricordare che bambini eravamo, cosa ci piaceva e oggi cerchiamo di riportare quei contenuti, ma comunque ci lasciamo ispirare da tutto ciò che ci circonda, dai viaggi, da quello che vediamo ogni giorno. Guardiamo tantissimo, Tantissimi infatti, film, film, serie serie TV. TV, programmi TV. Cerchiamo di, infatti, farci ispirare veramente da tutto. Però per quest'ultimo film vedo che vi siete fatti ispirare anche questo lo chiedo anche a te, anche dai film contemporanei, perché c'è una protagonista femminile molto forte, molto importante, molto più, diciamo, in primo piano che negli altri film. E mi sembra che ho l'impressione sia un pochino più in linea con quello che fanno i grandi film americani per ragazzi. Grazie. Abbiamo, sì, no, abbiamo cercato di unire delle tematiche attuali, secondo me, rifacendoci però ovviamente a dei grandi classici della giungla tipo Indiana Jones, anche c'è qualcosa dei Goonies secondo me dentro, Jumanji dicevamo prima, ma sì, però abbiamo affrontato due tematiche super attuali, che una ovviamente è l'inquinamento nel mondo. Il fatto che comunque la natura va preservata per poter far sì che poi lei protegga noi alla fine. E un altro argomento che abbiamo affrontato è l'emancipazione delle donne, perché però forse questo Sofì può raccontarlo meglio di me. Sì, perché uno dei nuovi personaggi è Tara, e lei è la figlia del capo tribù dei Pesantosi, che è una tribù basata sul patriarcato, quindi lei deve convincere suo padre che in realtà non sempre i muscoli sono quello che contano, ma anzi, ciò che è molto più importante è l'intelligenza, e quindi lei avrà questo suo percorso dove farà ricredere il È che padre. una donna può comandare una tribù, Senti, poi avete citato Harry Potter e da questo film capisco che avete intenzione di farne altri, sia una storia un pochino più grande, tornano certi personaggi, insomma, sono tante cose che fanno capire che c'è una storia più grande, come dire. E questo chiaramente immagino sia anche in virtù del fatto che i film che avete fatto fino adesso sono andati molto bene, per merito vostro, fantastico. Avete in mente anche aumenti di budget, cioè avete in mente di crescere, perché avete fatto crescere un canale per tanti anni e adesso volete far crescere anche i vostri film. Beh, assolutamente sì. La nostra idea è quella di continuare la nostra saga, questo che abbiamo creato, e questo film apre alla nuova trilogia di questa saga. Infatti, i personaggi che hanno conosciuto con i primi tre film ovviamente ci continuano ad accompagnare, ma soprattutto con questo film entrano nella nostra famiglia nuovi personaggi, nuove location che ovviamente continueremo ad esplorare nei prossimi film. Cercheremo sempre di fare il massimo, ovviamente, e il meglio nelle nostre possibilità, anche e soprattutto economiche. Va bene, grazie mille. Grazie a te. Grazie.